Carissime amiche, le amiche di Ade Gabri del baule della nonna. Allora, care, oggi andiamo a fare un supporto. Si vede che mi sto organizzando la mia stanza, per il pedale della macchina da cucire. Questo, vedete? Per non far praticamente andare oltre il pedalino della macchina. E così quando noi lo mettiamo sotto al tavolo non andiamo a tastoni con il piede per trovarlo. Guardate, io sotto ci ho messo una spugnetta di quelle, lo vedete? Di quelle per i piatti e sono, cioè si blocca, non scivola. Il pedalino viene bloccato da questa piccola imbottitura, vedete? E un'altra qui. Perché è importante, se no sballonzola se non ci mettiamo questo. Andiamo subito alla dimostrazione. Tanto questo lo metto sotto, così adesso mi serve per cucire la stoffa. Allora, io ho usato, come avete potuto vedere, la spugnetta per lavare i piatti e un po' di stoffa di avanzo. Quell'altro l'ho fatto sull'arancio. E poi c'è un altro giallo, insomma, tre spugnette, mi pare ne avrò 40. E allora noi adesso andiamo a creare questo meraviglioso supporto. Gli ho tagliato un pezzo di stoffa pari quanto la mia spugnetta, leggermente più grande, più morbida, diciamo, leggermente. Anzi, veramente questa l'ho tagliata abbondantemente larga. Adesso la vado a ritagliare perché vedete, sporge troppo. Ecco, e allora la pareggio un po', lasciando lo spazio per le cuciture. Poi ho tagliato. Ne devo tagliare un'altra perché all'inizio volevo farla. Ho fatto questa prova, volevo fare soltanto questo salcicciotto nella parte inferiore per bloccare questo pedalino, il piedino della macchina. Ma poi ho notato che non bastava perché il piedino, vabbè, l'avete visto, no? Sballonzolava e poteva poi andare fuori dalla spugnetta. Allora, adesso ne vado a tagliare un altro pezzetto e come potete vedere l'ho tagliato un po' più grande, un po' più grande della spugnetta, leggermente più grande, in modo che poi noi lo possiamo mettere sotto alla spugna. Allora, adesso vi dico quanto è largo questo pezzetto. Sono 10 centimetri. 10 centimetri, adesso ne vado a ritagliare un altro. Qui. La stoffa la mettiamo poi a posto e adesso vado a cucire lasciando un'apertura eccola qui lasciando un'apertura per girare il coso qua per girare la stoffa. Ah, perfetto, vedete? Non mi scivola, che non l'ho provata ancora. L'ho fatto, non l'avevo provata. Proprio che mi scoccia è non andare a tastoni su questa per trovare il piedino sotto al tavolo. Ok,
La macchina la possiamo spegnere perché non mi serve più. Ho ripreso il mio supporto vecchio per fare il tutorial, perché quell'altro quando lo spostavo si vedevano i miei manoni. Allora, lo giriamo. Amiche, come state? Questo, guarda, guardate, una volta ideato, una volta provato, si fa in 4 e 4 8, in 4 e 4 8. Ne potete fare una per ogni macchina che avete. Infatti adesso io ho già, questo è il secondo, poi ho preparato altri pezzi di stoffa, le regolerò pure alle mie amiche che cuciono, che hanno la macchina da cucire. Ok, vado a chiudere tutto intorno con una cucitorina, va bene? Mi prendi il mio piedino, che adesso trovo a colpo sicuro. Lo blocco intorno. Metti in pausa, ragazzi, perché è talmente corto il tutorial che facciamo brevissimamente. Siete contenti di stare in mia compagnia? Chiudiamo. Adesso lo possiamo togliere. Allora, ragazze, ecco qui, lo vedete? La nostra spugnetta, quella dalla parte abrasiva, questa la mettiamo esternamente e noi con la colla, eccolo il mio supporto, solo che qua mi devo organizzare meglio con un altro tavolino per mettere, adesso mio marito me lo va a riprendere, perché io devo mettere, vedete, noi lavoriamo di destra, io sono destra, perciò c'è la macchinetta, ci sta l'uga. Devo trovare un'altra soluzione per avere tutto a portata di mano. Ecco qui, guardate, questo è pronto per essere incollato. Noi ci abbiamo questi due pezzettini di stoffa che dobbiamo farci queste fascette, no? Allora, io che ho preso questi imbottitura di avanzo, questi ritagli, e sul primo, quello che va qui, lo facciamo un po' più imbottito, vedete, giriamo un paio di volte e ritagliamo il pezzo, perché il salcicciotto deve essere più importante. Guardate che questa, la forbice, è per i tessuti pesanti, non taglia quelli leggeri. Prendiamo, ci lasciamo un pezzettino alla fine, quest'altro, quell'altro invece che mettiamo sopra davanti, lo mettiamo meno imbottito. Non che ci dia fastidio, però giusto. Ecco qua. E a questo punto noi facciamo così, troppo lungo, perché non deve andare ai bordi, perché i bordi noi li mettiamo sotto la nostra spugnetta e la nostra stoffetta. Le pieghiamo. Così. E la blocchiamo con la nostra brava colla.
Quanto è comodo sto coso che abbiamo fatto, ragazze, mamma. Io oggi ci ho lavorato per fare quell'altro. Si finisce la colla? Sta lì e noi la prendiamo. Supporto va benissimo. E ancora devo togliere un foglio di carta. Eccolo qui, è una. Questo lo facciamo meno imbottito. Ecco qui. Dopodiché noi prendiamo il pedalino. Quando starà? Vabbè. Il primo intanto ce lo mettiamo. Adesso il secondo vi dico, vedete, piazziamo la nostra stoffa in questo modo. Mettiamo la colla qui, un po' di colla qui. E facciamo così. La blocchiamo pure di qua. Continuiamo qui sopra. Teniamo. Prendiamo il piedino e vediamo la distanza per mettere. Allora, da qui a 8 centimetri noi ci mettiamo quest'altra fascetta, vedete? Assicurare che non scivola ed è ben bloccato e si lavora benissimo. Allora, 8 centimetri, eccolo qui. Qui ci mettiamo quest'altro. C'è mio marito che è venuto a fare cucù. Sai come mi dice che stai in ufficio? Sì, sto in ufficio. Adesso questo è il mio ufficio. Prende sempre in giro. Ecco, incolliamo pure quest'altra parte. Ben bene. E adesso lo possiamo incollare tutto. Incolliamo pure internamente, così non si muove. Vi posso dire che non si stacca la colla, eh? Ragazze, che dire, è pronto. Ci potremmo mettere i bottoni. Non serve, ragazzi. Non serve perché poi dopo ci può dare fastidio. Incolliamo bene. Oh, l'unica cosa che io ho fatto dall'altro lato, vedete la stoffa, potevo mettere un'altra gomma piuma qui. Avevo comprato pure quelle cose, insomma, sempre per asciugare, però scivolava. E a questo punto ci mettiamo una stoffetta carina in abbinamento con la spugnetta dietro. Va benissimo. L'unica cosa che possiamo fare in più per bloccare il piedino, il pedalino, è quello di creare, tutte palline di colla, così. Vedete? In modo che non scivola più di tanto. E il gioco è fatto e vi dico che non si muove il piedino.
guardate, vedete, facciamo asciugare, l'ho fatto pure di qua, adesso ve lo riprendo, eccolo qui, vedete, dentro ci ho messo tutti cosetti di colla. La colla crea questa, non fa scivolare il piedino. Eccolo, lo mettete così. Qui viene bloccato, vedete, non va oltre, e questo ci passate il piede sopra. Niente, quando vi si sporca, gli date una sciacquatina veloce e via. E poi è talmente facile rifarlo così veloce che, insomma, se proprio diventa inguardabile, lo rifacciamo. 2 secondi, lo rifacciamo. Io adesso ho preparato altre soffette che ne voglio fare troppe macchine ciocca dentro. Perché ci mettevo una presina con un pezzo di elastico, no? Però dai, questo è più caruccio. Eccolo, guardate. Adesso questo qui perché si deve finire ad asciugare. Fra 2 secondi, se continuiamo a tenerci compagnia, si asciuga e vi faccio vedere come viene caruccio pure questo. Si è asciugato, dai, insomma, no, non mi va che mi si incolla. Manca poco, manca poco. E finito il supporto, l'avete visto, l'abbiamo fatto l'altra volta, questo della colla. Guardate che perfezione. Guardate, io è da stamattina che ci sto incollando, vedete? Vedete la colla? Ecco. Tolgo il foglietto. E ce n'è pronto un altro pulito. Ho usato stamattina anche quella piccolina, si tiene bene e va bene. Questo dalla colla bisognerebbe farsene un altro, perché così c'è magari una per quella piccola, per la pistoletta piccola, e una per la pistola più grande, no? Così ce l'abbiamo sempre a disposizione. Eccolo. Nel frattempo questo si è asciugato e lo possiamo mettere. Vedete, già mi scivola pochissimo perché la colla che ho messo, eccola, guardate. Vediamo tutti gli sfilacci. Guardate come viene. Ok, amiche mie, che dire, che è venuta bellissima. Molto molto organizzata la cosa, E alla prossima, mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità, iscrivetevi, nuove cose. Vi mando un bacio e un abbraccio. Ci sentiamo con i commenti. Grazie, amiche mie.